Che io sappia non ci ha mai provato nessuno. Che io sappia. Poi se ci ha provato qualcuno, ditelo. Anzi, non me lo dite per niente. Voglio rimanere con l'illusione che sono stato il primo. L'inquadratura è fatta male. Vabbè, intanto ci salutiamo. Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita. E qui parliamo di fumetti e di cose nerd. Ma oggi, parliamo di una cosa particolare. Avete letto il titolo, un titolo strano. Dice, che è? E adesso vi faccio vedere che è. Ho ricevuto un nuovo pacco con tantissimi fumetti. Ma non è un pacco fisico, è un pacco liquido. Nel senso che è digitale, va di moda dire la musica liquida, i film liquidi, i fumetti liquidi. Quindi io ho ricevuto un pacco liquido da Salda Press, perché il buon Jacopo mi ha mandato un sacco di roba da leggere e io sono molto contento, perché i fumetti Salda Press solitamente sono ben realizzati e soprattutto ti danno un hype incredibile. Però siccome devo sincronizzare il mio iPad con questo, adesso si sincronizza così. Perfetto, vi faccio vedere lo schermo. Primo fumetto che mi ha mandato e spacchettiamo piano piano. Ragazzi, Aliens Orbita Mortale. Un volumone di James Tokoe, che è lo stesso di Godzilla che vi ritrovate qui, che è stato un fumetto meraviglioso, bellissimo, veramente disegnato bene, con una storia anche piuttosto interessante, ma soprattutto i disegni pazzeschi. E questo alien, come vedete proprio qua di fianco, gli dà parecchio, gli dà parecchio. Guardate, guardate che bello. Disegni, storia, lettering originale e copertina. Lettering originale nel senso quello americano, questo qua invece lo hanno realizzato in Salda Press, la traduzione di Andrea Toscani per il gruppo Saldatori. Guardate che bello, madonna. Ragazzi, io vi confesso, Alien non è un film che ho apprezzato particolarmente perché essendo un film molto, diciamo, thriller, horror, eccetera, a me non piace moltissimo mettermi paura quando guardo un film e c'è il cane proprio qua fuori, quindi non mi piace moltissimo mettermi paura, quindi preferisco non leggerlo. Però, ragazzi, madonna mia, che bravo sto disegnatore, veramente bravo, bravo, bravo. Vabbè, andiamo avanti. Secondo fumetto che troviamo nella scatola liquida è Birthright, La guerra dei mondi volume 9. Oh, qui siamo sul volume 9. Io non l'ho mai letto, sinceramente, lo devo vedere insieme a voi. È un fumetto di Joshua Williamson, Andrei Bressan e Adriano Lucas. La traduzione di Vania Vitali, sempre per il gruppo Saldatori. È il nono volume, io non ho mai seguito la serie. Se qualcuno di voi ha seguito la serie me lo scrive qua sotto, mi dice più o meno com'è, come non è. Io vedo soltanto che anche questo qui ha dei disegni decisamente belli. Mazza che mostroni giganti che ci stanno. Pazzesco, l'elicottero e i mostroni. No, vabbè, coi soldati. Ma che roba è? Mi sta incuriosendo. Peccato che il volume 9, vabbè, vediamo, vediamo. Poi andiamo avanti. Ah, c'è una seconda cover per Birthright. Non l'avevo visto. Poi andiamo avanti. Desolation Club. Ah, anche questo qui è un volume 2. Senza freni. Vi devo dire la sincera verità. Li ho spacchettati prima, ovviamente, per metterli sull'iPad in modo decente. Questo Desolation Club è di Lorenzo Palloni e Vittoria Macioci. Lettering Alessio Ravanazzi, supervisione Alessio Danisi. E ho chiesto al buon Jacopo se mi recupera anche il primo, perché non vorrei leggerlo dal secondo, ma guardate che disegni particolari, che personaggi veramente strani. Il bello di Salda Press è questo, che si trovano cosette un sacco interessanti e diverse. Ah, adesso c'è questo qui. Io in realtà gliel'ho sempre voluto chiedere a Jacopo, però mi sono sempre un po' vergognato perché Firefly, io vedevo il serial TV a suo tempo quando andava negli anni 90 e mi ha sempre interessato questa serie futuristica distopica stile western, una sorta di Mandaloriano ante litteram, interessante, creato da Josh Whedon. Questo qua è il volume 2. Sbirciamo un po', mazza.
Sbirciamo un po'. No, vabbè. Guardate che colori. Vedete il western fantascientifico? Che cosa strana, che cosa strana. Dai, poi ne parliamo appena riesco a leggere anche il primo, ovviamente, così non mi va di parlarne, lo spacchettiamo e basta. Allora, poi, ragazzi, qui c'è un fumetto di Kirkman. Io ho appena finito di leggere The Walking Dead, anzi, a brevissimo, una bella live insieme a Nerd Attitude proprio su The Walking Dead, che è finito. Ci sono sviluppi sulla serie, quindi restate collegati, che ci sono piccole novità che però vanno a chiudere dei buchi interessanti. E quindi Firepower di Robert Kirkman e Chris Samnee, ovviamente la collana è la Skybound, cioè la etichetta appunto di la casa editrice dello stesso Kirkman. La traduzione è sempre di Andrea Toscani. La particolarità di questo fumetto è appunto che, vedete, ha una parte iniziale completamente senza balloon, molto molto interessante. Da un certo punto di vista questa cosa qui sembra molto Batman. Non so se vi ricordate Batman, che sembra molto... Eccolo qui, il maestro sensei. Pare interessante anche questo qua, da leggere. Poi, ragazzi, Godzilla uscirà in edicola. Questo qua è il formato con il quale uscirà in edicola. Giganti e Gangster è il primo. Per un mero errore materiale non ho anche il fumetto, che me lo manderà a breve. Poi quando me lo manda ve lo faccio vedere. Nel momento abbiamo soltanto la cover e lo vediamo già impegnato Godzilla contro uno degli altri mostroni che non ricordo come si chiama. Se ve lo ricordate scrivetelo nei commenti, così non faccio brutta figura con gli amici. Grazie. Poi Hardcore, un altro volume di Kirkman e Mark Silvestri, con Andy Deagle, Alessandro Vitti e Adriano Lucas. Di che cosa parlerà questo Hardcore? Che sembra molto zero, sinceramente, da come è impaginato. Bello, mi piacciono le impaginazioni così. Ah. Beh, sicuramente non è un fumetto pacifista. Non si direbbe. Ne parliamo presto anche di questo. Oh, ma qui si va sulla tradizione, i fratelli Dracula di Cullen Bunn e Mirko Kolak. Vediamo un po', no? Questo qua è uno spoiler di quello che viene dopo, sta prima, eccolo qui. Di Maria Santa Olalla e Simon Bovland, Cullen Bunn e Mirko Kolak, appunto. Traduzione di Stefano Formiconi. Mi piacciono sti volumi perché sono fatti, cioè all'inizio c'hanno tutte quante le loro presentazioni, interessante. Poi quando andiamo a studiare, mazza che immagine in cui mi sono fermato, quando andiamo a studiare bene i volumi uno per uno, perché ci facciamo dei bei video uno per uno, andiamo a vedere anche se ci sono dei contenuti speciali. Eccolo qui il Conte Vlad. Diciamo che questo fumetto è decisamente poco family friendly. Andiamo avanti, un altro ovviamente numero di Skybound, però non c'entra nulla Kirkman, tranne per il fatto che l'ha editato, Justin Jordan, Rebecca Isaacs e Alex Guimares. River, 6 guerrieri per un inferno, volume 1. Mazza, anche questo qua è un bel fumetto tosto. Guardate che bei disegni. Skybound produce belle cose, si vede. È proprio bello. Andando avanti, ancora un mazza che pacchetto gigantesco che mi ha mandato. Andiamo avanti, c'è Profondo Rosso di Tim Seeley e Corin Howell, volume 1, L'uomo dimenticato. Vediamo un po'. Introduzione. Devo dire che negli ultimi tempi non me la sto passando benissimo. Eh già. Però guardate che bello.
Beh, questi disegni sono proprio belli, eh. Proprio, proprio belli. Interessante. Poi vediamo di che parla. Ah, questo qui l'avevo sentito, Satellite Sam, che è un fumetto con le pin-up, molto interessante. Vediamo un attimo, tutto in bianco e nero questo, perché è volume anni 60, di Matt Fraction e Howard Chaikin. Wow. Eccolo qui, volume 1. Ah, c'è la presentazione di tutti i personaggi, di nuovo la copertina, Satellite Sam, la grande dissolvenza. Ah, è praticamente una redazione di una televisione? Una cosa del genere, sì, ci stanno le pin-up, sì, assolutamente è una TV anni 60, se non prima. Disegni particolari, disegni molto particolari, un retino molto particolare, come al solito Saldapress c'ha delle belle cose. Ah, poi qui c'è Trees, il volume 3, anche questo qua. Sono stato decisamente insolente, gliel'ho detto a Jacopo e gli ho chiesto di farmi avere anche gli altri, così me lo leggo tutto, altrimenti non riesco a parlarvene decentemente leggendo il 3 come primo, di Warren Ellis e Jason Howard. Vedete, per esempio, questa qua è una cosa che non mi fa impazzire di quando leggo in modo digitale, nel senso, se c'è un paginone io non lo riesco mai a vedere completo, me lo devo immaginare. Mazza che bei disegni. Ammazza. Belli, belli. Oddio, che è sto coso? Ah, Tri è proprio gli alberi giganteschi. Come il fagiolo d'oro. Forte. Si fa interessante, si fa molto interessante. Ah, poi mi ha mandato un'altra volta Zero, ma di questo già abbiamo parlato. Ragazzi, avete visto quanti volumi mi ha mandato? Adesso non vi ho detto il costo perché essenzialmente non lo so, non c'è scritto sui file. Poi quando ne andiamo a parlare approfonditamente vi dico il costo di tutti quanti e vi dico se appunto secondo me ne vale o non ne vale la pena, ma mi pare proprio di sì. Interrompiamo la registrazione dello schermo, così ci abbiamo tutto quanto. E niente, io mi auguro che questo primo esperimento di spacchettamento liquido, quindi senza avere gli albi tra le mani, ma avendo appunto tutto quanto e potendone parlare un po' fra amici, vi sia piaciuto. Mi chiedo quale di questi avevate già sul vostro radar, oppure se l'avete già letto, perché in realtà sono molti di questi sono già usciti, altri usciranno. Poi magari in videografica ve lo inserisco appunto quando usciranno i fumetti. Sono ordinabili tranquillamente su Amazon, in libreria e nello store online di Saldapress, quindi li trovate un po' ovunque. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, ci leggiamo qua sotto nei commenti, perché sono veramente curioso di capire quali sono quelli che vi interessano di più, anche perché se vi interessano di più ne parliamo prima. Quindi scrivete qua sotto, facciamo una lista delle priorità e ne parliamo giorno per giorno. Adesso ho talmente tanti albi, dopo che Pamini ha mandato i suoi, questi qui di Saldapress, comunque ci sono gli albi Bonelli che vanno sempre uno dietro l'altro, inizio un po' a far fatica. Forse potremmo tornare a un video al giorno se riesco a montarli. Se non ci riesco, abbiate pietà e valutate anche il fatto che sto facendo un sacco di live che mi stanno piacendo insieme a tanti altri colleghi, perché è bello intervistare disegnatori, autori eccetera, è bello anche intervistare gli altri youtuber e conoscerci un po', visto che le fiere sono saltate tutte. A proposito, Lucca Comics, anche quello, fine settimana prossima inizieranno i comics virtuali, cercheremo di seguirli al meglio che possiamo e cercheremo appunto di portarvi un po' a tutto quanto quello che succederà e le novità che ci saranno, visto che comunque ormai in presenza è assolutamente impossibile da esserci. Noi ci vediamo al prossimo video e niente, ciao belli!